RPZ Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! In queste vacanze natalizie, soprattutto in questo periodo di sosta, Sky Sport ha mandato, rimandato fino alla noia, e non basta mai, come funziona il VAR, questo incontro che c'è stato nella redazione di Sky a Milano Rogoredo tra i giornalisti di Sky Sport e diciamo i due cervelli degli arbitri italiani, che non è Nicchi bensì Rosetti e Rizzoli, stavo dicendo Rocchi, non so perché. Trasmissione molto utile a tutti per chiarirsi le idee, ancora soprattutto per noi operatori del campo, e quindi è l'anno del VAR. Allora buon pomeriggio a Roberto Conte. Roberto, abbiamo già subito il nostro ospite. Caro Michele, buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori. Oggi una puntata speciale, l'avevamo annunciata. Io, come dire, sono della generazione della domenica sportiva, quella in cui bisognava attendere le 18:10 Paolo Valenti per vedersi le partite e i famosi gol, e soprattutto bisognava attendere poi Carlo Sassi e Tito Stagno per la moviola. Oggi invece, secondo me, senza teme di smentita, non per piaggeria, la migliore moviola, grazie al, diciamo, al coniugare attenzione professionale e nuove tecnologie, la fanno senza dubbio a Sky, in particolare la fa la trasmissione Regoliamoci, ideata da Lorenzo Fontani. Bentornato a Radio.0 e benvenuto all'anno del VAR. Ciao Lorenzo. Ciao e grazie, troppo buono, un saluto a voi e a chi ci segue. Senti Lorenzo, partiamo, come dire, dalla serenità, visto che poi toccheremo anche tasti un po' dolenti, da Petagna a Bernardeschi, entrambi che peraltro riguardano la Juve, che è stata come al solito anche nell'anno del VAR la squadra oggetto delle maggiori polemiche e anche forse la squadra che si è esposta di più contro il VAR, e magari vedremo perché. Però è molto bello, devo dire la verità, vedere che in campo gli arbitri non vengono più aggrediti. Tu lo fai l'arbitro in maniera amatoriale, ma neanche più di tanto, se ricordo bene, e quindi questa scena di, diciamo, non ci sono più quei conciliaboli, c'è la serenità dell'arbitro che dice ragazzi attenzione, tanto mi stanno chiamando, tra poco me lo dicono, l'abbiamo visto anche in Inghilterra, è partito da poco il VAR, forse possiamo dire che questa nuova psicologia di gestione del rapporto è una delle grandi conquiste dell'anno del VAR. Beh, ma non c'è dubbio assolutamente, ma lo dicono anche i dati che hanno portato aggiornati rispetto a quell'incontro che tu carinamente hai citato, fatto qui a Milano a Sky, hanno portato i numeri aggiornati sempre a Milano all'incontro lunedì in Lega, e il fatto che siano addirittura scomparsi i cartellini rossi diretti per proteste, che allo stesso punto della scorsa stagione erano 5, e si sono ridotti drasticamente i cartellini gialli per proteste. Mi sembra un risultato eccellente. Senti Lorenzo, invece i numeri del VAR di questo primo girone d'andata, che cosa ci raccontano? Mi sono preso un po' di appunti perché ho una pessima memoria e quindi stavo riguardando la registrazione dell'incontro che c'è stato appunto lunedì. Raccontano di più di 1000 controlli sulle situazioni previste dal protocollo, quindi anche i famosi silent check, quindi 1000 situazioni controllate dalla cabina VAR che poi abbiano meno portato alla revisione, quindi circa 5 a partita. Le revisioni, quindi le situazioni nelle quali il gioco è stato fermato o ne è stata ritardata la ripresa per far correggere o eventualmente confermare la decisione, ma comunque dopo averla revisionata, sono state 60, e di queste 60 revisioni 49 hanno portato a una decisione corretta, questo secondo le valutazioni dei vertici che tu citavi prima, quindi il responsabile VAR Rosetti e il designatore Rizzoli, e 11 sono stati gli errori. Naturalmente parliamo di circostanze nelle quali sul campo comunque un errore era stato fatto, no? Quindi non sono errori che si aggiungono, ma sono, diciamo, mancate correzioni corrette, ecco, mettiamola così. Su questo poi magari ne parleremo, la parte principale riguarda i falli di mano. Poi ci sono dati molto buoni sulla tempistica, cioè i VAR, quelli che stanno in cabina, rispetto all'inizio della stagione hanno più che dimezzato i tempi di controllo, quindi ci mettevano 1 minuto e 22
mediamente a controllare un episodio, adesso ci mettono circa 30 secondi. Quando si passa alla revisione, i tempi sono dimezzati. Le prime revisioni, le ricorderete, le prime giornate Cagliari-Juve, Genoa-Juve, eccetera, duravano circa 2 minuti e mezzo, adesso la metà, 1 minuto e 15, con poco più di 30 secondi di tempo perso, tra virgolette, dall'arbitro centrale quando c'è stata la cosiddetta on field review, quindi il controllo diretto a bordo campo delle immagini. E poi quello che dicevamo, i gialli e i rossi in diminuzione, e anche la riduzione sul trend che avevano già mostrato appunto a ottobre Rizzoli e Rossetti, la riduzione, o meglio l'aumento del tempo effettivo, quindi paradossalmente una riduzione delle perdite di tempo. Io intervengo un attimo da studio, Roberto, scusami, per dire a Lorenzo, io già su questi numeri già non direi più di parlare di sperimentazione, ma assolutamente di istituzione, di nuova istituzione arbitrale del calcio, perché credo che questi numeri sgomberano assolutamente il campo da qualsiasi dubbio residuo sul VAR. Ma c'è una domanda alla base di tutto. Si vuole cosa? La riduzione degli errori in assoluto? E allora la risposta non può essere che positiva. Altrimenti, se la domanda è: si vuole un'uniformità perfetta al 100% di queste correzioni, per cui non è accettabile che anche dopo una revisione una situazione sia valutata in maniera diversa da un'altra che invece era uguale? Se la domanda è questa, quindi diciamo equità e uniformità estrema, non è il VAR che la può fornire, perché è uno strumento che viene comunque gestito da un uomo sulla base di un regolamento che forse è il più interpretabile di tutti i regolamenti delle discipline sportive. Senti Lorenzo, a proposito dell'interpretabilità, provare a eliminare i residui di discrezionalità è sicuramente uno degli strumenti di perfettibilità del regolamento del calcio e del VAR. I due gravi errori ci sono stati con la Juventus: la spalla di Petagna a Bergamo, che è diventato un calcio di rigore, e il mani di Bernardeschi, che non è stato neanche visionato al VAR. Forse il più grande problema è questo: noi cercavamo e auspicavamo che si eliminasse il pensiero della malafede, che è quello che può rasserenare ancora di più le tifoserie, soprattutto quando si gioca il campionato. Però poi, se il VAR vede una cosa in maniera inequivocabile, come la vediamo tutti a casa, e comunque decide poi l'arbitro, cioè se nel regolamento giudiziario il giudice primo grado poi fosse anche la Cassazione, forse questo uno, diciamo, degli stadi in cui si può intervenire, un po' come sul fuorigioco: decide il VAR e basta. Partiamo da Cagliari Juventus. È passata una versione è largamente circolata una versione dei fatti inesatta. Non esiste un arbitro sano di mente, visto che fra l'altro i colloqui sono registrati e vengono riascoltati dai capi di cui parlavamo prima, che a fronte di un suggerimento dalla cabina VAR vatti a riguardare l'episodio perché secondo me hai sbagliato, risponda no. È masochismo allo stato puro. Poi possono esistere personalità diverse, qualche arbitro un po' più allergico alla revisione o qualche VAR più timido, ma non esiste un arbitro che si rifiuti di andare a vedere. Per quanto riguarda quell'episodio specifico, quindi dovremmo anche domandarci se Banti, che era in cabina VAR, sia stato così convincente nei confronti di Calvarese. A me risulta che non sia così, e non perché sia matto Banti, ma perché, ricordando sempre che siamo all'inizio e si sta facendo esperienza con questo strumento e che non si possono passare 10 minuti a fare una revisione, non ha incrociato bene, non ha fatto bene uno più uno, diciamo così, fra l'immagine larga che faceva capire il movimento, ma lì per lui non era chiarissimo il punto di contatto, e l'immagine alle spalle di Bernardeschi, forse la ricorderete, quella in cui c'è Benatia davanti, in cui si vede benissimo che il pallone tocca il braccio. Quindi lì errore più del VAR che dell'arbitro. Non è che Banti gli dice hai sbagliato e Calvarese si rifiuta di andare. Per quanto riguarda Petagna, adesso qualche tifoso del Napoli
salterà per aria. noi siamo buoni, no? Ci abbiamo anche scherzato su Mertens a Crotone, per cui dobbiamo veramente sempre stemperare, e ci fa piacere anzi la qualità di queste spiegazioni, perché poi stiamo parlando sempre al rebus sic stantibus, no? Questo è il regolamento in questo momento, poi tutto è perfettibile. Sì, ma poi ripeto, tu dici, quando usi la parola inequivocabile, in realtà sono molto rari i casi nel calcio, e sui falli di mano in particolare, nei quali veramente è tutto inequivocabile. E ricordiamo sempre che anche davanti a un monitor, un conto è da casa, un conto è con la pressione di uno stadio addosso in pochi secondi. Dicevo, nel caso di Petagna, non io, ma i vertici arbitrali, non mi risulta che lo abbiano ritenuto un grave errore, perché anche se sembra un po' a tutti che quel pallone colpisca la spalla, però c'è un movimento di Petagna ad allargare il braccio che induce D'Amato sul campo a dare il calcio di rigore, e quando va a rivedere non si convince abbastanza che sia innocente del tutto Petagna. Ricordiamo che si cerca tendenzialmente di mantenere la decisione nel campo. Vedi che è comunque un strumento che lascia margine all'interpretazione, e soprattutto sul fallo di mano io vedo poco margine per arrivare a ridurre la discrezionalità e ad avere in ultima analisi un po' meno polemiche, anche se le indicazioni date lunedì da Rizzoli sono abbastanza chiare, cioè abbassate un pochino l'asticella, non fa niente, e parlo di Cagliari Juve e di Crotone Napoli, se l'arbitro dal campo vi dice ho controllato io, perché ho controllato va bene, ma se hai controllato male poi, come nel caso di Mertens, l'arbitro vede le braccia lungo il corpo ma non ha la percezione di questo movimento in avanti che da molti è stato definito tipo bagger di Mertens, e quindi gli manca un pezzettino di informazione per raggiungere la decisione completa, e quindi Rizzoli dice in questi casi, anche se voi eravate lì con gli occhi, andate a rivedere voi arbitri, e invitate ad andare a rivedere voi VAR. Senti Lorenzo, noi abbiamo 3 minuti esatti perché siamo svizzeri con la chiusura delle 14:57, con il nostro quarto perché insomma ci hai dato grosse spiegazioni. L'ultima domanda però voglio fare, parlando del calcio, che noi, come dire, a Napoli siamo un po' scaramantici e speriamo questo l'anno del VAR, nel quale possa essere anche l'anno in cui finalmente può sottrarre lo scudetto alla Juventus. A me personalmente, che sono molto attento alla comunicazione, è dispiaciuta molto l'assenza di Sarri lunedì, era l'unico assieme ad altri 4, c'era anche Di Francesco tra i grandi assenti. Su Sarri ti voglio fare, diciamo, da giornalista, ovviamente non si occupa solo di arbitri, che idea ti sei fatto di questo personaggio nel calcio? Ne abbiamo parlato anche con Porrà, che rischia di essere per certi versi un po' Zeman, e invece quest'anno potrebbe finalmente diventare vincente. Cosa manca a questo Napoli per vincere anche lo scudetto quest'anno, a prescindere dal VAR? Mi sembra che manchi un acquisto sul mercato visto anche l'insistenza con cui si stanno muovendo. Mi sembra, ma lo dico ascoltando e sentendo qui in redazione i miei amici molto più bravi di me sul mercato, che seguono tutti i movimenti, che il presidente De Laurentiis sente un po' il profumo, no? E quindi dice facciamolo uno sforzo adesso perché è la volta buona. Manca quello forse, nel senso che mi sembra che la rosa della Juventus sia ancora, abbia ancora garanzie maggiori rispetto a quella delle concorrenze. Hai messo un corretto dito nella piaga. Ahi noi purtroppo. Sì, no, io voglio chiudere, Lorenzo, con una battuta, no? Proprio, diciamo, proprio sul tempo reale, sull'attualità, e ci metto dentro mercato e VAR. Ieri sera a calciomercato Marotta si intromette in questa vicenda Politano-Napoli. E allora, questa invasione di campo è un'invasione di campo che nel mercato ci può stare? È un'invasione non gradita o è un episodio da VAR? Beh, tu devi ricordare, dobbiamo ricordare che il VAR interviene per quelle decisioni
pesanti che possono cambiare i rigori, le espulsioni, i gol segnati con un'irregolarità, quindi me la cavo con una via di mezzo, diciamo che è un errore ma non grave, mettiamola così. Però questa era una gamba tesa da Rosso Diretto, io l'ho rivista al VAR. Facciamo che è gioco pericoloso, quindi punito. Vabbè, è stato solo ammonito. Cartellino giallo. Fino al 31, che su, anche perché su Verdi non è stato scoperto, diciamo, quella è stata più nascosta. Ma io chiudo invece con una battuta seria, salutiamo Lorenzo. Se la Juventus, tra virgolette, in maniera regolare, quella di ieri è stata veramente un'uscita comunicativamente sbagliata, ma nel caso Verdi, ove mai avesse fatto un'offerta, non ha fatto niente di sbagliato. Ora sta veramente al Napoli, alla società, dimostrare di essere una società importante, chiudere le trattative in maniera veloce e veramente dare quel rinforzo al Napoli in attacco di cui Sarri ha bisogno, perché pure Lorenzo è stato onestissimo nel riconoscere che per fare questa corsa serve sicuramente qualche altra cosa. Intanto davvero grazie alle spiegazioni di Lorenzo. Noi vorremmo esercitare su di te un diritto di recompra temporaneo tra 6 mesi per farci raccontare come è finito l'anno del VAR. Chiediamolo poi al direttore tra 6 mesi. Intanto grazie sempre, un abbraccio e forza VAR. Grazie Lorenzo, buon lavoro. A voi, a presto. Grazie anche a voi. Ciao ciao. RPZ Radio.0 Campania Radio Sport.